Nel luglio 2018 102 persone hanno perso la vita in un incendio a Amati. Gli scienziati lo descrivono come un rogo esplosivo. Abbiamo incontrato Vaso Cotroni, direttrice dell'Osservatorio Nazionale di Atene e project manager di Disarm. Disarm è un progetto di cooperazione transfrontaliere, fa parte di Interreg Balkan Mediterranean. È stato finanziato dall'Unione Europea e coinvolge partner provenienti da Grecia, Bulgaria e Cipro. L'obiettivo del programma è quello di offrire e di creare un approccio olistico alla questione degli incendi boschivi nella regione del Mediterraneo sudorientale. Nel contesto di Disarm, i tre paesi hanno imparato a lavorare insieme con l'obiettivo di acquisire una visione comune in relazione all'approccio olistico agli incendi boschivi. Condividiamo la conoscenza, l'esperienza e portiamo la conoscenza un passo avanti. Stiamo già lavorando per migliorare il sistema IRIS, vogliamo includere più elementi. Per esempio, quando abbiamo raffiche di vento, il fuoco si diffonde molto più velocemente. Questo è qualcosa su cui stiamo lavorando e non appena l'applicazione sarà pronta, sarà parte di Disarm.